competenza del commissariato Aurelio. Siamo sotto tiro, 21. C'è una persona in mano. Siamo sotto tiro, 21. Siamo sotto tiro. Allora, tutti, rapina consumata, via Venezia. Rapina consumata con coltello. Buonasera, buonasera, bentornati all'appuntamento con Doppia Vela 21. Allora, questa sera, questa è una serata particolare perché è una sorta di aperitivo di lusso per le prossime settimane che saranno molto impegnative. Vi dico subito che la prossima settimana verranno i ragazzi della Polizia Fluviale, quelli, le volanti dell'acqua come li chiamiamo noi, quindi, e verranno in forze. La settimana dopo arriveranno i cinofili, quindi altra puntata di grande interesse. C'è solo da stabilire una cosa per i cani, perché mi dicevano che tre cani in studio possono creare dei problemi, ne verranno soltanto due, quindi dobbiamo organizzarci. Comunque tutto già pronto, e poi successivamente assisteremo a una cosa straordinaria, perché avremo gli artificieri della polizia. Avremo gli artificieri della polizia e assisteremo alla vestizione. Che succede quando c'è da disinnescare un ordigno? C'è da indossare le protezioni, quindi avremo modo in maniera di vederlo in diretta qui in esclusiva per NSL. Allora, fatemi leggere subito delle cose, sennò poi in redazione Martina Gatto mi riprende e fa anche bene. Allora, per intervenire in diretta potete chiamare il numero 06 71 54 31 20, ripeto 06 71 54 31 20 per i vostri messaggi o vocali. Il numero è 39 39 300 400 39 39 300 400. Allora, vi dico come potete seguire Doppia Vela 21 in TV sul canale 74 di NSL, sulla web TV di Canale Europa, che trasmette l'intero palinsesto di NSL, al canale 15, in streaming sul sito nslradiotv.it. Allora, ovunque voi siate, grazie alla radio IP di NSL, attraverso l'app NSL Radio TV, disponibile per iOS e Android. Scarica l'app ufficiale di NSL. Scarica l'app ufficiale di NSL. Con un solo clic potrai vedere i nostri programmi TV oppure ascoltarli via radio direttamente dal tuo smartphone o dal tablet. Potrai seguire il palinsesto di NSL in qualsiasi momento, conoscere i nostri speaker e interagire con loro via social. Ti sei perso una diretta? Nessun problema! Attraverso la sezione podcast potrai riascoltare quando e dove vuoi le puntate dei principali programmi. L'app di NSL Radio TV è facile, gratuita e sensazionale. Cercala sullo store di iOS e Android e portaci sempre con te. Allora, intanto, prima di presentare gli ospiti, vorrei ringraziare chi realizza questa trasmissione, perché voi sapete, noi, come spesso ripeto, ci mettiamo la faccia, però dietro c'è una grande organizzazione che permette la messa in onda di questo programma, grazie anche e soprattutto al nostro editore Cristian Lelli, che saluto sempre con affetto e simpatia. Allora, intanto un ringraziamento alla regia video, Luca Celia, un ringraziamento alla regia audio, Leonardo Sinibaldi, Martina Gatto in redazione già citata, Erika Menghi in produzione. Vi ricordo che se volete rivedere la puntata, c'è una replica per voi domenica alle ore 14 e il lunedì alle 23:30. E invece la diretta è sempre e naturalmente alle ore 21:30 del venerdì. Allora, dicevo, questa è una puntata da aperitivo di lusso. Io, quando lavoravo, facevo il poliziotto a Napoli, frequentavo spesso il famoso Rosso e Nero, parliamo dei quartieri alti di Napoli,
e lì c'erano appunto, era la Napoli bene, quindi questo è un aperitivo di lusso, perché poi sarà una settimana fino poi al 24 e 31 dicembre di grande, grandissimo interesse, perché scopriremo quello che fa la polizia, perché la polizia non è soltanto guardi e ladri, ma come abbiamo detto la polizia fluviale, la polizia cinofila, poi gli artificieri, questo lavoro drammatico, che io veramente farei tante cose, farei tutto quello che fa la polizia, però forse gli artificieri è l'unica cosa che non potrei fare, perché è una di quelle specialità che fa tremare i polsi. Io poi ho fatto tanti interventi insieme a loro, quindi ricordo un ragazzo, un padre di famiglia, che a un certo punto mi disse: giù, è meglio che te ne vai. E allora io lì capii che si rischiava grosso. Allora, il benvenuto Paolo Fondato, regista, buonasera. Buonasera a voi e grazie di avermi invitato. Dall'altra parte dello studio un collega esperto, uno stradarolo che è Marco Biccheri. Buonasera. Grazie Giulio, grazie per l'invito, buonasera a tutti quanti. Ma poi lui è uno specialista della polizia ferroviaria, lui ha battuto tante volte la stazione Termini, perché voi sapete la stazione Termini è gigantesca, è una città nella città. Io poi recentemente sono andato a fare dei servizi, sono sceso anche sotto, ma ci sono centinaia e centinaia di metri, è veramente una città, e chiaramente va guardata bene, va sorvegliata bene, quindi c'è un lavoro. Lui è un grande esperto, perché si è fatto tanti tanti servizi con la polizia ferroviaria e ce ne parlerà. Allora, perché il regista Paolo Fondato? Paolo Fondato è stato il primo regista della prima fiction della polizia. Parliamo del 1992, il titolo era L'ispettore anticrimine, la regia di Paolo Fondato, le musiche di Stelvio Cipriani, un po' fatta in casa a Teleroma 56 all'epoca, ed era una produzione straordinaria, perché c'erano attrici come la Russinova, Corinne Clery, c'era addirittura, dicevo prima, Martina Gatto, quello che interpreta il cognato di Rocky, che poi mi raccontavi era una persona un po' particolare, come tutti gli attori americani, un po' più di voce, Paolo. Ah, come dico, come tutti gli attori americani, insomma, un po' allegrotto. Un diciamo, po' allegrotto. Ecco. Però mi dicevi che quando si trattava di recitare, da questo punto di vista è stato un fenomeno, ma non solo con lui. Come si chiamava? Ti ricordi il nome? Te l'ho detto prima, adesso me lo sono dimenticato. Poi mi verrà in mente quando non serve più, ma questo è normale. No, comunque lui cominciava la mattina al trucco alle 6 di mattina col whisky, e dopo 2 o 3 ore aveva bevuto una bottiglia di whisky e aspettava il suo turno seduto su una poltrona, un po' così, mezzo addormentato. Appena scattava la parola magica pronti, e lui si alzava trasformato, come se avesse bevuto fino a poco prima Bart Young. Lo vedi che mi è venuto in mente? Bart Young, come se avesse bevuto acqua minerale, ed era perfetto. Sapeva la parte, cioè era perfettamente presente a se stessa. Ma ripeto, è una caratteristica che ho riscontrato in diversi attori americani. Senti Paolo, adesso ci racconterai un po' di questa produzione, di come si realizza una fiction, perché poi parliamo del 92, quindi è stata la prima fiction in assoluto sulla polizia di Stato. Tra l'altro poi verso le 22 noi manderemo un servizio della squadra volante, e attenzione, perché questa volta proponiamo un servizio particolarissimo. Ripeto, W21 serve per scoprire, serve per capire, serve per comprendere che cosa fa esattamente la polizia, perché ripeto, inseguimento, guardi e ladri lo sanno tutti, ma cosa accade quando scatta l'allarme batteriologico?
quando scatta l'allarme batteriologico e quando scatta un allarme del genere davanti a una scuola. Ragazzi, quella mattina altro che tremare i polsi. Quella mattina abbiamo rischiato grosso, perché poi oltretutto io e l'operatore ci siamo dovuti avvicinare, come anche gli agenti, perché poi gli agenti delle volanti fanno il primo intervento, quindi quando segnalano una cosa tu la vedi, ti avvicini, anche se ti avvicini a un metro e mezzo, due metri, il quanto basta per capire che c'è quel segno, c'è quel segnale che indica radiazioni, a quel punto è tardi. A quel punto è tardi. Quindi abbiamo vissuto attimo per attimo, poi chiaramente sono arrivati altri enti, sono arrivati i vigili del fuoco con un'apparecchiatura speciale, con attrezzature speciali, perché sapete, i tempi della polizia di ieri sono ormai dimenticati, oggi c'è una preparazione, una specializzazione che fa spavento. Manderemo in onda questo servizio, guardatevelo, perché veramente, poi sai quelle cose, ma quante radiazioni avrò preso? E sai, in quel momento quando poi non vi voglio svelare niente. Torniamo all'ispettore anticrimine. Allora, Paolo Fondato è figlio d'arte. Paolo Fondato è figlio d'arte perché è figlio di quel Marcello Fondato, che è stato uno dei grandi registi del cinema italiano e non solo, e che ha firmato film con una certa Monica Vitti. Sì. Ha firmato film con Claudia Cardinale. Claudia Cardinale. E quindi Katrin Spack, Lorinda Polcan. Monica Vitti l'abbiamo salutata facendole gli auguri di compleanno. Mi sembra che tuo padre abbia fatto con lei Ninetti Rabusciò e ha fatto A mezzanotte va la ronda del piacere con Claudia Cardinale, Vittorio Gassman e Giancarlo Giannini. Oh, ragazzi, i mostri del cinema italiano. Ma guarda, è ripassato alcune sere fa, ha avuto un passaggio in TV e l'ho rivisto quasi tutto, e secondo me, messo in confronto con certi cinema nettuni che si vedono oggi, veramente non c'è paragone. Guarda, è ancora un film che tiene ancora, che potrebbe ancora essere proiettato. Quello che dici è talmente vero che io però lo estenderei, adesso parlavamo di questo film in particolare, ma insomma un po' a tutta, un po' più vicino al microfono Paolo, un po' a tutta quella stagione. Cioè, voglio dire, di film a quel livello ce ne sono stati tanti, allora erano la norma, cioè, vogliamo parlare di Dino Risi, di Monicelli, potrei andare avanti a lungo. E ci sono tante cose da dire. Capito. Però allora, ricordato tuo padre giustamente, poi arriva l'ispettore anticrimine. Come nasce questa? Ma nasce, per la verità, da una idea di Giampaolo Sodano, allora magnifico, devo dire anche un po' rimpianto, non perché gli sia successo niente, ma perché poi ha fatto altre cose, direttore di Rai 2. E nasce da un contatto proprio con le istituzioni di Giampaolo Sodano, il quale ebbe, onestamente bisogna dirlo, un'idea per allora abbastanza originale, e cioè di ambientare una storia poliziesca, toglierla dalle città, no, che ci avevano abituato, Milano, Roma, Napoli, tutti i film degli anni 70, i famosi Maurizio poliziotteschi, e di ambientarlo in Puglia, fra l'altro regione meravigliosa. E a ripensarci oggi ha dato anche in qualche modo il via, perché da allora, ripensateci, e potremmo trovare almeno una decina di titoli di film, non polizieschi in particolare, ma insomma film in generale, ambientati in Puglia, cioè l'ha portata, diciamo, a una ribalta nazionale. Quanto sono state importanti le forze di polizia
per permetterti molto, di realizzare? Molto, molto. Sono state importanti fin dall'inizio, perché un alto funzionario, di cui naturalmente, perdonatemi, ma in questo momento mi sfugge il nome, però era stato... Si cominciano un po' a sfuggire troppo i nomi a Paolo Fondato. Beh, i nomi mi sfuggono, il resto sta tutto a posto, ma i nomi mi sfuggono. Cerchiamo di essere... perché sì, se non bastano manco 90 minuti, poi no, il mio editore insomma, comunque, fummo seguiti fin dall'inizio anche in fase di sceneggiatura, per controllare che una serie di cose fossero, come dire... precise, esatte, senza, capito, a raffazzonare o mettere cose fuori posto. Per di più, quando è stato necessario, ci hanno mandato un gruppo nutrito e straordinariamente efficiente di Nox. Tu puoi illustrare meglio di me chi sono, perché esistono ancora, che si sono messi a disposizione, ci hanno aiutato in alcune scene e hanno soprattutto girato alcune sequenze che allora era addirittura impensabile che si potessero fare. Oggi le vediamo ovunque con i droni, con questo e con quello. Invece loro si lanciavano dall'aereo con la telecamerina nel casco e facevano delle straordinarie riprese. Quindi erano un po' gli antesignani di quello che oggi viene fatto quasi normalmente. Però vederlo fare allora era, insomma, parliamo del 1992, per questo sto dicendo. Quindi insomma allora certo tipo di riprese certo non si vedeva, e c'erano anche, perché devo citare anche lui se non sono troppo lungo e noioso, c'era uno straordinario maestro d'armi che aveva alcune, anche lui, alcune innovazioni, perché credo che siamo stati i primi probabilmente ad usare un'altra cosa che oggi si vede ovunque, cioè quella moto cross con le due a triciclo, dove c'era una piattaforma per la macchina da presa, e allora ci consentiva di fare cose che insomma pochi facevano. Beh, stiamo parlando di qualche anno fa. Qua purtroppo sì. Certamente. Senti, cosa ti è rimasto dentro di quella, serie? Guarda, mi è rimasto tra l'altro c'erano, ripeto, attori e attrici. Allora, cerco di essere breve. Allora, tanto mi è rimasto uno straordinario ricordo della gente della Puglia, perché abbiamo avuto un'accoglienza veramente commovente. Per mesi siamo stati circondati da un affetto, da una collaborazione, eccetera, che non è facile trovare. Ho il ricordo di alcuni... È un po' prolisso Paolo, ma se quando volete, parla di queste cose. Quando parla di calcio, della sua Roma... Ma in questo caso tu mi stai evocando delle... Come dicono a Napoli, quando tu metti il succo di limone sul frutto di mare, no, sa rizza. Invece quando queste cose tanto possiamo chiedere al mio editore anche 3 ore. Ci mancherebbe altro. Vabbè, alla gente della Puglia l'hai ringraziata. L'ho ringraziata. Ecco, ma che esperienza è stata? Un'esperienza straordinaria. C'è da parlare di questo inseguimento. Di questo inseguimento a marcia indietro sulla tangenziale. Tante cose che abbiamo fatto. E ti ripeto, poi ricordo anche l'incontro con alcuni attori straordinari. Non dimenticherò mai Irene Papas. Anche qui c'era anche lei. Ah, una bella produzione. Certo, mica scherzavamo. La Rossi 9, Irene Papas, e l'ispettore anticrimine che era Maurizio Donadoni. Sì, no, certo, era una bella produzione con grandi attori, ripeto, il fascino, non voglio essere noioso, però se qualcuno ricordasse un momentino al di là, diciamo, dell'attrice, che cosa ha rappresentato in generale Irene Papas, se si ricorda i colonnelli Greci, tutto quello che è. Certo. Allora bocchiamo una strada per cui lei, donna di una fierezza. Questa serie è stata quindi la prima serie in assoluto sulla quale ovviamente il Ministero
Ma e non solo, ma io ho ancora i ritagli dei giornali con la conferenza stampa che fece poi quando finimmo e presentammo il prodotto, c'era il capo della polizia, insomma una cosa anche di soddisfazione. Sai perché? Tu parlavi prima della sceneggiatura, no? Perché molte volte quando si fanno queste serie si commettono anche degli errori, perché è facile commettere degli errori, che per carità poi possono anche capitare. Però per esempio c'è stata qualche tempo fa una serie anche piuttosto famosa nella quale poi il poliziotto spara alle spalle. Non deve essere mai, non deve mai capitare. Se è successo in passato, a noi non ce l'avrebbero stato... se l'avessimo scritto non ce l'avrebbero mai fatta perché passare. Perché comunque un film deve essere educativo, non deve essere mai diseducativo. Quindi certo possono capitare episodi, però vedere in televisione, cioè, non succede mai. Ecco, in quel caso magari qualcosa deve essere andato sotto, anche perché poi la polizia mi sembra abbia dato anche dei mezzi, no? Sì, oltre, ti ho detto, no, oltre ai NOX. Un contributo importante, insomma. Determinante. Purtroppo, insisto, non mi ricordo il nome, andrebbe citato, ma il funzionario che si occupò nella fase della sceneggiatura era quello di Banditi a Milano, del famoso inseguimento, non di so Cavallero, se ve lo ricordate, di Lizzani. Lui era all'opera, lavorava, quindi aveva anche, come dire, un passato, aveva un'esperienza per questo, esatto, tipo di cose. Senti, l'ispettore anticrimine e le fiction di oggi, come le guardi da regista? Ma dipende, generalizzare mi pare eccessivo. Io devo dire che con tutto che inizialmente, per esempio, mi sono piaciute molto, però insomma comincio a essere un po' stanco della serie Camorra, A Banda da Magliana, cioè, no? Devo dirti che ho amato moltissimo, per citarne una, I Bastardi di Pizzo Falcone. Mi è sembrata una cosa incantevole per varie ragioni. Tanto perché propone un'immagine di Napoli meno stereotipata, cioè dei bassi, appunto, in opposizione a Camorra. E poi ci hanno dietro i romanzi di uno scrittore, De Giovanni, secondo me molto bravo e molto valido, e si sente nell'impostazione dei personaggi. Si sente la conoscenza del territorio. Certo. Lo so, ma questa è una cosa che è un errore che si commette molto spesso. Io dico sempre, tu non puoi descrivere Napoli se tu Napoli non l'hai vissuta. Perché un conto è che tu vai a Napoli in vacanza e vai in gita, e un conto invece che tu Napoli... Io l'ultima volta che sono andato a Napoli sono andato con un personaggio del calcio. Perché so chi è, per questo chi è. E allora gli ho detto, lui mi ha detto andiamo a mangiare la pizza, e io ho detto dove andiamo, nei locali quelli alla moda, ma per carità. E mi ha portato in un buchetto che però era affollatissimo, dove si mangia la più buona pizza napoletana, e con due camerieri che sembravano Totò e Peppino. Poi senti, strano, perché il forno stava sotto e noi stavamo sopra, quindi senti, no, ci porta fuori tema, ma insomma lasciami dire su quello, fuori l'orario, su quello che stai dicendo. Sono già le 10, so. Che devo fare? Allora non No, no, vabbè, già ci abbiamo. No, perché. No, veloci. Quello che dici tu è talmente vero. Io per 4 anni di seguito, quasi 8 mesi all'anno, ho lavorato a Napoli, alla RAI di Napoli, al centro di Napoli. Quindi ci ho vissuto, ci Napoli sono stato. Cosa. Ragazzi, potremmo fare una trasmissione che dura fino a domani mattina. Mangiavo vicino al tavolo dove mangiava Edoardo, che andava sempre alla stessa ora nello stesso ristorante. Cioè, ripeto, potrei parlare fino a domani. Allora, prima della pubblicità, credo che sia prevista tra poco, abbiamo presentato Marco Biccheri come uno stradarolo,
il presidente della Roma Ciarrapico diceva sempre quando si presentava: io sono un gatto stradarolo, cioè non sono un gatto di casa, sono un gatto di strada, quindi e lui è uno stradarolo, ma è uno stradarolo da Stazione Termini. Voi sapete che la Stazione Termini è un territorio molto complicato da controllare, perché è una grande stazione, arrivano migliaia e migliaia di viaggiatori, eccetera eccetera. E lui se l'è fatta tutta sulla volante della Stazione Termini, perché hanno anche lì dei mezzi. Beh, certamente non sono volanti, non sono auto, però no, cioè li chiamano i carrelli, diciamo, elettrici, che con cui stavo sempre insieme a questi agente Polfer. L'ho fatto per più di 5 anni, è stata un'esperienza importantissima che mi ha formato anche a livello di dita, perché poi io venivo da un altro ambiente, per quanto anche nella mia, insomma, giovinezza ho fatto il carabiniere per 2 anni, no? Ma più che altro stavo nei corazzieri, quindi non ho fatto... Cioè, le ha combinate tutte. Non ho fatto la strada, diciamo. E aver avuto questa possibilità che è Sto finita... scherzando, ragazzi. Che è finita poco tempo fa. Fanno lo stesso lavoro di quelli della polizia, li salutiamo con affetto e simpatia. Certo, quindi ho avuto la possibilità di poter vedere un attimino anche quello che c'è dietro una divisa di chi fa la strada, perché è molto importante quello. Perché... cioè stare a Termini non è solo fare la strada, forse anche un qualcosa di più, perché Termini è un posto che un po' coagula attorno a sé tutta una serie di... Se tu continui a battere, il collega personaggi... dell'audio diventa matto, poi viene il mal di testa quando va a casa. Un po' particolari, che ovviamente la Polfer comunque gestisce sempre con molta, come dire, conferendo sempre una tranquillità a tutti i viaggiatori che transitano all'interno della stazione. Io posso dirti che ho assistito in questi anni a tantissimi casi, a tantissimi aneddoti, alcuni importanti, che cioè ti danno anche una dimensione un po' diversa, no, dalla vita, da quella che tu eri abituato in qualche modo a vivere al di fuori di questo contesto, e quindi vedi proprio che c'è un mondo diverso, insomma, no? E ho avuto modo anche di vedere come, a differenza di quanto si giudica l'operato della polizia solamente in chiave repressiva, invece ho visto proprio la chiave diversa, l'altra faccia della medaglia, cioè una polizia che invece è veramente al servizio del cittadino, ma in tutti i sensi proprio. Ma io ci pongo un piccolo esempio, anche se farà sorridere: tanti anni fa alla stazione Termini era presente il famoso ufficio informazioni, no? Un viaggiatore entrava dentro la stazione, se aveva qualsiasi problema andava lì e chiedeva. Quello ora non esiste più. E l'ufficio informazione adesso della stazione sono diventati proprio gli agenti Polfer, perché la gente si rivolge a loro anche per le domande più disparate. Loro magari pur non rientrando nei loro compiti, insomma, però cercano sempre di essere in qualche modo disponibili e gentili. E poi anche l'umanità che hanno verso un po' quel mondo di emarginati che gravitano intorno alla stazione, e quella spesso, è la cosa più importante, e che spesso si rivolge anche agli agenti Polfer anche per un panino, perché tanti stanno veramente allo stremo, stanno proprio affrontando una sorta di resistenza che in qualche modo poi tutto sommato ti fa piangere un po' anche il cuore. E poi, diciamo, la cronaca nera che diciamo, sta dentro internamente alla stazione, che richiede veramente a volte un lavoro importante, perché devono correre da un posto all'altro, spesso succedono casi insieme per cui c'è una sala operativa molto molto, come dire. Perché, ecco, specifichiamo, la stazione Termini è vero che doppia vela 21 racchiude tutto, però la stazione Termini ha una sua centrale operativa all'interno della stazione, che viene anche aiutata da un servizio di telecamere che praticamente è presente in tutto l'interno della stazione, proprio ogni millimetro praticamente è monitorato, no? E quindi c'è anche una costante attenzione verso tutte le persone che possono avere atteggiamenti sospetti all'interno della stazione. E quindi però, malgrado ciò, a volte succedono situazioni un po' di pericolo, però io per quello che ho visto io, e so sicuro che è stato sempre così anche per altri casi, le pattuglie Polfer hanno sempre in qualche modo portato a termine il loro compito sempre con successo, e sempre garantendo comunque al cittadino sempre la sicurezza e la consapevolezza di avere comunque alle spalle un qualcuno che pensa e vigila per lui, quindi è molto importante. Ci sono questo. Tre volanti all'interno della stazione Termini, noi li chiamiamo volanti
sono appunto delle macchine elettriche che consentono appunto di spostarsi in tempi, in tempi rapidissimi. Esattamente. Qualcosa che ti è rimasto nella memoria? Beh, Giulio, uno dei momenti più difficili è stato quando è venuta proprio lì da noi una signora americana piangente, perché il suo figlio aveva 14 anni, però era leggermente autistico, quindi aveva, c'è qualche problemino, e però era molto di bell'aspetto, biondo, rubicondo, no? E praticamente se l'era perso, non lo trovava più. Quindi sono stati fatti prima, diciamo, gli allarmi, cioè si segue un certo iter, no? Prima si dà il nome, diciamo, a uno speaker che comunque dà un comunicato, e però questo, cioè questo niente, e passavano anche le ore, e questa signora si era veramente preoccupata da morire, piangeva, io, e non si sapeva tu più cosa fare. Tu eri presente in quel momento? Io ero presente in quel momento con tutte e tre le pattuglie Polfer che erano, diciamo, diramate per tutta la stazione, e a un certo punto arriva una comunicazione che un passeggero in transito sembrava che avesse visto questo bambino insieme a una persona adulta. E allora lì, scoppiato, ovviamente lo scoramento, allarme rosso, Giulio, lo scoramento ovviamente è aumentato ancora di più. E tanto che poi alla fine, diciamo, sono state chiamate anche in ausilio altre pattuglie esterne alla stazione per poter cercare in qualche modo di scandagliarla a 360 gradi. Poi a un certo punto arriva una comunicazione alla sala operativa. Alla sala operativa arriva la comunicazione che praticamente questo bambino, c'era un bambino che assomigliava a queste fattezze che erano state in qualche modo, diciamo, descritte all'interno di un importante negozio sportivo all'interno, cioè, della stazione, al primo piano, e sembrava che stesse palleggiando con un pallone da basket. Allora a questo punto, appena avuta questa notizia, la pattuglia con cui stavo io si è precipitata proprio correndo, Giulio, quasi fendendo la folla, no? che si scansava anche un po' impaurita, perché magari pensavamo sempre a, che so, un attentato, un qualcosa, no? Siamo arrivati lì premessi in pochissimi istanti, e quel bambino che palleggiava col pallone da basket all'interno di quel negozio era il figlio di questa signora, che stava là tranquillo, beato, palleggiava, si era provato anche un paio di scarpe, no? Quindi in assoluta calma e tranquillità, però da solo. Quindi probabilmente quella segnalazione che aveva in qualche modo era falsa, era falsa, ma non perché era falsa la signora, sì, perché sì, probabilmente no, cioè, certo, si era sbagliata. E quindi immaginiamo un po' la gioia della madre che l'ha ripreso, l'ha abbracciato, ci ha ringraziato a noi, a tutti quanti, piangendo dalla felicità, lacrime di gioia stavolta. E ecco, quella è stata una cosa in cui c'è stato il lieto fine, come spesso avviene comunque, che però mi è rimasta impressa veramente. Ci fermiamo, poi vi voglio raccontare una mia esperienza alla stazione Termini, ma da poliziotto. Adesso andiamo in pubblicità. Sono velocissimo, la stazione viene sempre ricordata per queste cose. Vorrei solo dire che nella stazione c'è una delle più belle librerie di Roma. È vero, certo. Un mio ricordo da poliziotto di tanti anni fa, perché erano gli anni in cui uscì un film che si chiamava Amici miei. Amici miei, in questo film c'è una scena dove quelli che fanno le zingarate a un certo punto arrivano alla stazione Termini e hanno l'idea di prendere a schiaffi i viaggiatori del treno Roma-Reggio Calabria, e mentre il treno sta partendo. E quindi nel film è stata una cosa esilarante. Poi vi racconto quello che è successo qualche tempo dopo nella realtà. Pubblicità, restate con noi. Bentornati. Questa è Doppia Vela 21. Allora, volevo raccontarvi, perché questa sigla molto bella, c'è a un certo punto la mia voce che dice siamo sotto tiro, e quello è stato uno degli interventi, diciamo, più pericolosi, perché ero a bordo della Volante 16 con Roberto e Saverio, che adesso non sono più alle volanti ma fanno parte di un settore molto, molto specializzato. E tra l'altro Roberto l'ho visto proprio qualche tempo fa, e
e a un certo punto c'era la segnalazione di una persona che stava sparando con un fucile e noi ci siamo trovati proprio sotto. Quindi siamo scesi dalla volante e lì in quel momento io ho detto siamo sotto tiro, perché questo ci stava prendendo di mira. Ho visto Roberto solitamente molto calmo, tranquillo, ma in quel momento l'ho visto molto teso, per cui sono stati momenti particolari. Va bene. No, allora, cioè, posso dire una cosa, Giulio? Dimmi, cioè, se posso un attimo, no, perché tu prima hai parlato, no? C'è degli artificieri che ovviamente fanno un lavoro particolare, molto pericoloso. Io, cioè, vorrei dire, no, che forse tanti magari, cioè, non ci pensano, che voi non potete immaginare a termini che cosa significa poter lasciare una valigia, dimenticare una valigia da qualche parte. Una guerra civile. È una guerra, perché ogni volta che accade, la Polfere è costretta a chiamare gli artificieri. Certo. E accade, non dico tutti i giorni, ma quasi, perché ovviamente... Allora io ti dico che adesso la polizia si è dotata, adesso da tanti anni, si è dotata di un settore specialistico, gli artificieri, tra l'altro le specialità sono dirette dalla dottoressa Danitoglio, che saluto, e che consente appunto che la prossima settimana vengano ospiti i ragazzi della Fluviale, poi i cinofili, poi gli artificieri. Adesso da tanti anni la polizia ha questo reparto. Quando io facevo il poliziotto, no. Io quando facevo il poliziotto sulle volanti negli anni 70-80, noi eravamo costretti ad andare a prendere un maresciallo artificiere a Piazza Zama, dove c'era il comando dell'esercito, e lo portavamo sul posto e poi lui si prendeva cura della valigetta, dell'ordigno, eccetera eccetera. Detto così, vabbè, si può fare, ma pensate quando c'è stato un periodo, specialmente a cavallo degli anni 70 e 80, dove di segnalazioni ne arrivavano, come dice Marco Bicchieri alla Polfere, quando si dimentica la valigia, che è normale, arrivavano 10-20 segnalazioni al giorno di valigette 24 ore, di pacchi sospetti, e tu non potevi. Oggi il reparto artificieri interviene in 4 minuti, 6 minuti, 7 minuti, cioè dal momento in cui viene segnalato un pacco sospetto, in 7 minuti arrivano gli artificieri, e sono ragazzi molto in gamba, tra l'altro, e avremo anche loro in studio, e magari avremo la possibilità di vedere in studio come si veste, come si prepara, che cosa indossa. Una volta non era così. Io adesso, perché è un po' scomodo scendere, però una volta, quando veniva segnalata una valigetta sospetta, noi no. Allora io la mettevo su un muretto, mi chinavo e da sotto facevo scattare la molla. Perché dicevo, se scoppia, vai in alto, me gioco solo le mani. Insomma, era poco. E questo lo facevamo sempre. Quindi non è che era una cosa, perché tu non potevi ogni volta chiamare, anche perché De Maresciallo ce n'era uno solo, quindi non è che potevi fare su e giù, magari ti trovavi a Primavalle e dovevi arrivare a Piazza Zama. Quindi questo per dire quanto poi negli anni la polizia si sia evoluta e trasformata. Quindi avremo la possibilità di parlare anche di... Senti, questo, scusate, se scusa ti ho Dimmi. Fatto perdere il filo, ma c'ho una cosa che la devo dire per forza, se no non, cioè, mi corre veramente l'affetto e l'obbligo, ti corre? Visto che abbia... che mi occorre mi ti, corre ti corre l'affetto e l'obbligo, visto che abbiamo parlato dell'ispettore anticrimine, dedicare un secondo e mezzo al ricordo di una grande persona, che è il nostro amico Stelvio Cipriani, che è stato l'autore delle musiche dell'ispettore anticrimine, che secondo me nella sua vita come musicista è stato sottovalutato e, come dire,
trattato con un po' di snobismo, perché era troppo romano verace, troppo... Beh, quando Stelvio Cipriani mi raccontò come... Allora, come aveva composto Anonimo Veneziano, l'ha raccontato anche me, io l'ho in regia, visto mentre... in regia sapranno certamente. Anonimo Veneziano, che era la colonna sonora appunto di Anonimo Veneziano, questo grandissimo film con Florinda Bolken e Tony Musante, esatto, che racconta una storia d'amore struggente. E sai chi era il regista? Chi era il regista? Enrico Maria Salerno. Ah, vero. Un altro mostro sacro, vero. Un altro mostro sacro. Insomma, Sergio era un grande musicista, l'hanno sempre un po', e lui questo un po' ne ha sofferto. Allora io lo voglio ricordare perché... Anonimo Veneziano, Stelvio Cipriani, è stata una delle... Infatti ancora oggi io quando sento quelle musiche... Allora una volta chiesi a Stelvio Cipriani... Che me la date in cuffia? C'è la possibilità di ascoltarla? No, ancora no. Quando arriva, arriva. Allora, gli chiesi, dico, senti Stelvio, ma tu sta musica che è bellissima, l'avrai composta naturalmente davanti alla laguna, davanti a una laguna nebbiosa di una mattina di gennaio, di febbraio, eccetera, eccetera. Niente di tutto questo. Ma perché faceva? Guarda, io anonimo. C'è Anna in linea, me la date? Allora sentiamo Anna, pronto? Io devo ricordare il numero, che è lo 06 71 54 31 20. Ripeto, 06 71 54 31 20. Anna, buonasera. Buonasera. Buonasera, dottor Galasso. Io ho seguito per molto tempo la trasmissione e volevo porle una domanda che è parecchio che mi tengo tra me e me. Ma dico, lei è stato coinvolto in tantissimi inseguimenti, atti criminosi, sparatorie. Diciamo, quando si torna alla vita normale, come ci si sente? Come si sente? Come si è sentito? Riusciva a dormire la notte? Era tranquillo in casa, come si sta? Ma poi grazie Anna, grazie, si sta benissimo, perché è un lavoro e quindi se uno lo prende come un lavoro, che è un lavoro particolare ovviamente, ma qualcuno lo deve anche fare. E io poi ho continuato da poliziotto, dopo il mio essere poliziotto, da giornalista a bordo delle volanti, quindi ho continuato a seguire il lavoro dei ragazzi, non essendo più io, diciamo, l'interprete principale, ma semplicemente un giornalista che raccontava, per cui raccontava le loro storie senza cantarle. Quindi raccontava le loro storie senza cantarle. E quindi ci si sente normali, perché poi in quei momenti ma ancora oggi, per esempio, io da giornalista, quando vedo all'opera i vigili del fuoco, ragazzi, io quando vedo all'opera i vigili del fuoco mi emoziono, perché tu li vedi, sembrano dei supereroi, sembrano delle persone incredibili. Io ricordo qualche tempo fa c'era un incendio in un appartamento. Allora, l'incendio in un appartamento, sono arrivati i vigili del fuoco con la scala ed è arrivato un vigile sopra questa scala con la manichetta per contrastare le fiamme. Ragazzi, è stata un'emozione incredibile, perché c'erano queste fiamme che uscivano da questa finestra, da questa porta finestra, che sembravano lambirlo, perché il fuoco è terribile, il fuoco ha un'anima, il fuoco è il diavolo, e quindi lo volevano lambire, lui con questa manichetta che lottava da solo contro. E poi quando scende se leva il casco e è uno normalissimo, cioè un padre di famiglia, cioè, uno... Infatti pensavo, Giulio, pensa quanto sarebbe interessante tipo una doppia vela 21 con i vigili del fuoco, no? L'ho fatta. Ah, l'hai fatta? Grazie, Marco, te svegli tardi. C'era il direttore generale dei vigili era il dottor Musio, che era un funzionario dei nostri, era un funzionario della FAP, che poi divenne capo dei vigili del fuoco, poi sarebbe diventato prefetto di Firenze e tenetevi forte, prefetto di Palermo.
quindi una carriera luminosa, è scomparso qualche tempo fa, era una grande persona, e lui mi fece fare proprio una giornata a bordo delle macchine dei Vigili del Fuoco, tant'è vero che poi ci fu un incendio tremendo proprio qui sulla Tuscolana e facemmo l'intervento, ricordo che poi tra l'altro prendemmo un sacco di fumo, fu una cosa, fu molto bella perché fu far vedere la vita dei Vigili del Fuoco per quello che è veramente, quindi sono persone, ragazzi assolutamente, assolutamente normali, però quando li vedi in azione, oh, ragazzi, sembrano veramente dei super eroi. E poi il Vigile è un'altra di quelle categorie, Anna, che sa a cosa va incontro. Io ho parlato con un mio collega americano, il quale mi diceva che aveva parlato con qualcuno dei Vigili del Fuoco sopravvissuti all'11 settembre, che loro sapevano che la torre sarebbe crollata. Loro erano perfettamente a conoscenza che ci sarebbero state centinaia di vittime, e tra loro anche loro stessi. Però sono saliti lo stesso, Anna. Sono saliti lo stesso. Quindi ricordi l'Agnese va a morire? Ragazzi, queste sono le cose che denotano, ma d'altro canto questo lavoro qualcuno lo deve fare. Allora, è arrivato il momento di questo servizio? Allora, volevi dire qualche altra cosa, no, Paolo? No, Fondato? No. Volevi... Sai che mi ha combinato oggi Paolo Fondato? Ah, no, cioè, perché che ti ha combinato? Stavo perché oggi è stata, guarda... Vabbè, un'altra di quelle serate che è incredibili. Allora, questo servizio, ragazzi, mandiamolo in onda, perché sono già le 10:20, qui il tempo passa. D'altro canto, come si dice, quando il tempo vola significa che si vive bene, certo, nonostante certo. Biccheri. È quella la parola. Allora, prima di questo servizio avevo promesso di un mio ricordo alla stazione Termini. Allora, la stazione Termini una volta non era come oggi. Una volta si poteva arrivare con le volanti sui binari, sui marciapiedi dei binari. E capitò dopo quel famoso episodio del film Amici Miei, dove Tognazzi e compagnia vanno a prendere a schiaffi i viaggiatori affacciati sul direttissimo tra Roma, Reggio Calabria, Roma, Palermo, roba del genere. E nel film poi il treno va via. Nella realtà, una notte, qualche buon tempone ha avuto l'idea di rifare la stessa cosa, per cui sono arrivati in tre o in quattro e hanno cominciato a prendere a schiaffi i viaggiatori affacciati al finestrino del treno che partiva. Solo che in quel caso non hanno pensato che questi a bordo hanno tirato il freno d'allarme. Allora, il freno d'allarme che cosa fa? Blocca istantaneamente il treno, poi d'altronde si stava muovendo anche. Sono scesi e li hanno, come si dice a Roma, corcati del botte. Siamo arrivati con 10 volanti per salvarli, perché sennò veramente chissà che gli combinavano. Beh, però insomma, se l'erano andata a cercare. Sì, però nel film potevano. Perché non potevano mettere che freno d'allarme? Senti, è un film. Però nel film, in quel famoso film di Alberto Sordi, quando fa quel gesto ai lavoratori, poi però la macchina si ferma. Scusate l'esempio che vi può sembrare blasfemo. Dimmi. Ma mi torna sempre in testa ormai, perché lo fanno tutti eccetera eccetera, si parla sempre dei film porno, no? Ah, ho visto questo film porno, quella cosa lì eccetera eccetera. Io dico sempre, scusate, c'è un piccolo dettaglio, si chiama film porno, cioè significa che comunque è fiction. Non vi fissate che sia una realtà, ecco, cioè, appunto, no? Perché senti, Vogliamo. Ma chi era che guidava quella famosa macchina? Lo vogliamo dire? L'inseguimento a marcia indietro sulla tangenziale. E un regista che si chiama Paolo Fondato, che a un certo punto dice: buona la prima! Basta, non lo diciamo. Non lo diciamo. Va bene. Oh, manco una lira mi ha dato.
manco una piottella, vedete. Vabbè, allora siamo per trasmettere un servizio di squadra volante. Allora, come ho detto, qualche giorno fa, quando sono venuti i ragazzi della Fluviale, il nostro editore Cristian Lelli ha detto una cosa bellissima, perché dice: io inizialmente pensavo che la polizia fosse squadra volante, quindi interventi, poi mi sono reso conto che il raggio d'azione della Polizia di Stato è incredibile, con la Fluviale, gli artificieri, eccetera, i cinofili, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questo è stato veramente un riconoscimento per me, perché significa che noi in questo programma cerchiamo di far vedere tutto, e quello che facciamo vedere non è un film, come dice Paolo, perché quando si dice film è un film, quindi non è realtà. In questo caso è realtà. Ragazzi, io tra poco manderemo in onda questo filmato. Io lì e il mio operatore abbiamo avuto paura, perché quando siamo arrivati per la segnalazione di una cosa e ci siamo avvicinati con gli agenti e abbiamo visto questo segno, radiazioni su questa cosa, e noi abbiamo avuto paura. Certo. Perché la prima cosa che ci hanno chiesto poi i vigili del fuoco, che sono arrivati a sprombattuto, ci hanno chiesto: quanto ci siete stati vicino? E io gli ho detto: il tempo di fare la ripresa, 3, 4, 5, stoppi, troppi. E sai, lì per lì ti senti... Certo. Perché poi, che ne sai, ma vediamolo insieme se la regia... la regia è pronta, quindi vediamo insieme questo servizio. Hanno acceso i segnali di emergenza, così c'è luminosi. Allora, ci sono 5 volanti, sta andando la Prati 1, la Prati 6, la Volante Porco. Segnali di emergenza a Costa Cedominosi, volante 3. Volante 3, Tonino e Marco. Allora, attenzione, perché... Allora, la zona è quella di competenza del commissariato Tuscolano. Allora, sta avvicinando. Allora, sul posto si sta portando la volante 10 e la volante Tuscolano. La volante 3 sta avvicinando con molta sollecitudine. Tonino sceglie di invocare viale Carlo Felice, fa bene, perché viale Carlo Felice c'è la preferenziale, quindi bypassa un bel tratto di strada. Troveremo semaforo chiuso, riteniamo, su via Castrense, però lo aggira molto bene Marco. Allora, qualcuno ha notato una scatola dalla quale si vede un tubo che fuoriesce con dei fili. Qualcuno ha notato questa cosa, ha chiamato subito il numero unico, il 112, e la sala operativa della questura si è subito mobilitata. La maggior parte delle volte queste sono note false allarmi, qualche scherzo di qualche incosciente, una scatola dal quale fuoriescono dei fili, un tubo nero, e giustamente la persona che
ha notato questo, ha chiamato immediatamente la polizia, la sala operativa della questura ha adottato immediatamente il protocollo. Piazza Ragusa per noi, via Tuscolana a un passo. Piazza Ragusa per noi, via Tuscolana a un passo. L'esperienza di Tonino è superiore a quella di qualsiasi navigatore. Ecco Pontelungo, ecco Pontelungo. Segnali, segnali, segnali di emergenza acustici luminosi. Allora, due volanti, più la terza che è la volante 3, altri enti in attesa, altri enti in attesa. Oh ragazzi, prima e seconda se ne va Marco con questa Seat Leon potentissima, 150 cavalli, regime di coppia straordinario che consente delle ripartenze veloci che servono poi in un traffico come quello di Roma. Ripeto, la maggior parte delle volte, anzi la quasi totalità delle volte, si tratta di un falso allarme. Qualche volta qualche rifiuto gettato lì per caso, oppure qualche altra volta qualche scherzo di pessimo gusto da parte di chi evidentemente non si rende conto che poi una cosa del genere allerta le forze dell'ordine. Scatta un protocollo importante, perché come dicevo prima, altri enti in attesa, gli artificieri per esempio. La prima volante che arriverà sul posto avrà il compito di verificare intanto questa nota e in caso di sospetti fondati ovviamente la zona sarà blindata proprio per consentire l'arrivo degli artificieri, che fanno un lavoro straordinario, ragazzi che abbiamo conosciuto da vicino e dei quali abbiamo raccontato più volte il loro lavoro quotidiano. Ma il fatto di essere quotidiano non significa che sia un lavoro normale, perché io l'ho visti all'opera, pensate, trovarsi davanti a una valigia con la prospettiva che questa magari possa essere una valigia esplosiva, potete immaginare lo stato d'animo. Invece loro hanno una tranquillità, almeno esteriormente, che incute fiducia. Ma questo naturalmente è perché grazie alla loro preparazione, che gli consente di capire immediatamente anche quello che c'è all'interno di un pacco sospetto, di una valigia sospetta. In questo caso, davanti alla scuola, una scatola con un cilindro nero con dei fili, la volante 3 è già in zona, la sala operativa ovviamente tiene pronta un'intera sezione solo per questo intervento, che è l'intervento clou della giornata. Ma noi ci auguriamo e siamo sicuri che sia un falso allarme. Però, come sempre, bisogna verificare, capire, cercare di farlo nel più breve tempo possibile. Per questo segnali di emergenza acustici luminosi. Sono tutti qua, devo dire, una specie di festa, perché non manca nessuno. Piazza Don Bosco. Allora mi dicono che due volanti sono già arrivate da qualche minuto. Noi non l'abbiamo detto perché eravamo presi dal racconto di questo intervento. Due volanti sono già arrivate e stanno accertando. Ad ogni buon conto hanno chiuso la zona. Questa è la prima cosa che si fa, perché bisogna allontanare immediatamente le persone, anche perché si tratta di una scuola, davanti a una scuola, quindi
La cosa importante è allontanare immediatamente le persone. Dopodiché si procede allo spento i segnali, perché significa che siamo arrivati, si procede al controllo. Al controllo di questa scatola dalla quale si vede un tubo nero e dei fili. Il tempo di capire, il tempo di arrivare. E poi vedremo. Lei passava qui per caso e? Io passavo per caso perché stavo andando al mercato a fare la spesa, ho parcheggiato e ho visto questa scatola strana. Aprendola per prendere la scatola e vedere se era vuota, ho visto questo contenitore. Perché l'hai aperta? Perché volevo prendere la scatola per farci una cosa per mia figlia. Aprendola... Fa l'artigiano? Sì, l'artigiano. Fa legname? Ah, come quelli di una volta? Esatto, quelli ancora a mano. A mano. E quindi ho tirato fuori questo contenitore perché il signore ha detto no, ma è una cosa industriale, non è pericolosa. Invece tirandola fuori ho visto questo simbolo strano sulla confezione, quindi l'ho ripoggiata a terra e ho chiamato le forze dell'ordine, perché di fronte a una scuola potrebbe essere una cosa pericolosa. E ha fatto benissimo, ha fatto benissimo. Quindi lei non si è reso conto subito di quello che era, poi ha visto il simbolo della radioattività e quindi... E quindi ho detto no, fermi, perché non... cioè, pericoloso per me soprattutto, perché ho trovato, ho detto però giustamente bisogna avvertire le forze dell'ordine. Allora, quel servizio che avete visto, quello è stato... Allora, cosa era accaduto? Era accaduto che c'era un furgone che stava trasportando dei medicinali e inavvertitamente il conducente ha lasciato la porta posteriore aperta. Qualcuno è passato, qualche ladruncolo, ha visto questa scatola pensando che contenesse chissà che cosa e l'ha rubata. Una volta che si sono resi conto che dentro non c'era nulla di valore, l'hanno abbandonata. Una volta abbandonata, è stata una fortuna che è passato quel falegname, il quale ha visto questa scatola, magari interessava per farci qualcosa essendo abbandonata, e ha tirato fuori questo cilindro. E quando ha visto il marchio radiazioni, lì ci siamo preoccupati tutti. Ecco perché dicevo, la sala operativa ha interessato anche altri enti, perché poi il servizio non è finito lì. Il servizio è continuato, sono state ore e ore, perché la prima cosa che ha detto la sala operativa: fate evacuare immediatamente la scuola, perché proprio davanti, stessa strada, c'era una scuola elementare. Quindi immediatamente 3 volanti sono andate in questa scuola e in maniera molto ordinata. Devo dire che i ragazzini si sono comportati veramente in maniera stupenda, perché sono usciti tutti ordinati senza nessun problema. Poi la cintura di sicurezza ovviamente si è ampliata e poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno poi accertato che non c'era nessun pericolo, perché era un contenitore in disuso e che, controllato con le loro apparecchiature, non emetteva più, penso si dica così, non emanava, emetteva, insomma non emanava più radioattività. E quindi, però lì per lì, quando il capo squadra ha detto ma voi vi siete avvicinati, certo ci siamo avvicinati tutti,
infatti si vede anche il ragazzo delle volanti che stava riprendendo il contenitore per trasmettere le immagini direttamente alla sala operativa. Oggi si fa anche questo, ragazzi. Certo, quindi, certo. E quindi eravamo tutti coinvolti, per cui poi per fortuna invece hanno accertato che non c'era nessun rischio, ma i rischi si corrono d'altro canto. Allora, c'è un video che dovrebbe essere arrivato, mi dicono. Oh, eccolo, ce l'ha mandato Ruben. Ce l'ha mandato Ruben, ragazzi, questi sono i segni distintivi della squadra volante. Vedete anche i nuovi gradi che sono stati inaugurati un paio d'anni fa, 3 anni fa, credo. Quindi questi sono i nuovi segni distintivi delle uniformi della squadra volante. Sapete, poi ogni volta, ogni distintivo è il numero, no? Secondo nucleo, primo nucleo, eccetera. Ecco, in questo caso il secondo nucleo, che è quello, sto facendo disastri col microfono, chiedo scusa, quindi ringraziamo Ruben di questo filmato, che certamente ci fa piacere. Allora, vogliamo tornare alla stazione Termini, perché quante cose da raccontare, quante cose da ricordare. Giulio, cose da raccontare tanti, ci sono anche aneddoti ed episodi anche magari, cioè, divertenti, però poi purtroppo quella che la fa un po' da padrone a Termini è la cronaca nera, diciamo, e alcune cose un po' ti rimangono impresse. Una di queste, per esempio, è quando stavamo insieme a questo carrello elettrico, insieme agli agenti Bolfer, arriva una comunicazione dalla sala operativa che viene segnalata una giovane donna sui 25 anni che giaceva inerte su via Marsala, però era circa mezzogiorno, per cui fosse stata la sera poteva essere anche, diciamo, un episodio magari forse... E tu non facevi soltanto la cronaca di sera o di notte, facevi anche quella di giorno. Esattamente, andavo in orari anche, cioè, differenti per poter anche percepire un po' le varie differenze anche a livello adesso giurale, il compartimento, no? Ferroviario credo sia diretto dalla dottoressa Monaldi, credo, sì. Non vorrei sbagliare, so che la dottoressa Caccia c'è sempre, Barbara Caccia. Saluto, credo la Monaldi, che era la squadra mobile prima, poi adesso è stata promossa capo compartimento, chiedo scusa se sbaglio. Sì, appunto, ci viene segnalata questa presenza che a quell'ora, diciamo, era un po' desueta, no? Perché spesso magari la sera su via Marsala ci possono essere episodi di persone che magari bevono un po' e si addormentano un po' su dei giacimenti improvvisati, però di giorno a mezzogiorno era un po' inusuale, per cui ero in una camionetta con anche un agente di polizia femminile e ci avviamo lì sul posto, infatti vediamo che c'era questa donna che stava tipo su un sacco a pela, che però non rispondeva alle sollecitazioni anche dell'agente Polfer, che un po' la strattonava, però era come uno pensava che non era ubriaca perché comunque non puzzava di vino, però poi quando si è un po' rivoltata, da una parte che prima era coperta si vedeva che era tutta una serie di ecchimosi, no? Come se fosse stata vittima di una, no, come sicuramente vittima di una, cioè di una violenza. Viene chiamato subito un medico che in qualche modo un po' la rianima. E questa ragazza comincia a dire, fa un nome straniero di una persona che stava accanto a lei, visto che comunque nell'ambiente era un po' conosciuta questa coppia dagli agenti. Gli agenti intuiscono che è stato sicuramente, diciamo, il suo fidanzato, così, cioè, tra virgolette, e si mettono alla ricerca nel perimetro Termini, che comunque tanto... Quindi tu mi dici che i ragazzi della Polfer conoscono un po' tutta la... Sì, purtroppo sì, Giulio, o per fortuna. La popolazione, perché così, un certo tipo di popolazione che sta a Termini è stanziale. Quindi è gente, io nei 5-6 anni che ho passato lì, poi alla fine li conoscevo anch'io, non solo. E pensa che per assurdo, così apro una piccola, cioè, parentesi, visto che loro mi scambiavano per un agente in borghese, mi salutavano e buongiorno dottore, buonasera dottore, anche perché ormai ero diventato uno di loro. Insomma, dopo una breve ricerca hanno individuato il fidanzato, l'hanno portato al cospetto di questa ragazza che ovviamente l'ha accusato, e lì sono scattate le manette, è stato portato via, è stata fatta una denuncia, però mi ha fatto una pena vedere questa ragazza con quei segni sul viso
che presumo che poi si riporterà per sempre, perché alcuni erano anche dei tagli profondi, no? Vedere questa disperazione, questa sorta di desolazione di queste vite vissute in modo così triste, malinconico. Io poi ho una figlia che aveva la sua stessa età, per cui a volte la vivi anche in un modo un pochino più cioè più partecipe, no? Poi ovviamente lei ha avuto tutte quante le cure del caso, perché è stata poi portata in centrale, è stata medicata lì, è stata anche rifocillata, sono stati anche fatti, diciamo, anche se insomma, devo dire, una colletta brevemente, perché sono anche persone che poi a volte faticano a mettere insieme il pranzo con la cena, cioè, per cui però ecco, in questo periodo in cui si fanno tante manifestazioni anche a favore della donna, contro la violenza, cioè sulle donne, ecco, questo io l'ho ricordato, perché comunque purtroppo la violenza in queste sacche di emarginazione comunque è ancora più presente rispetto a quelle che noi potremmo definire persone normali, insomma. Non ne sarei purtroppo così sicuro, perché beh, diciamo che l'alcol si stia diffondendo talmente a macchia d'olio in tutte le categorie sociali che diventa, perché voglio dire, in queste situazioni così un po' estreme, no, non dico che sia più comprensibile, però insomma, ma ci sono famiglie, sì, diciamo che apparentemente perfette, normali, quelle che tutti salutano eccetera eccetera, dove non accadono cose. Sì Paolo, però diciamo che spesso è l'alcol che fa un po' da effetto cioè, dominante. Insomma, io i giornali li leggo e so esterefatto, francamente, cioè gli uomini come categoria non, un livello così basso non avevano mai raggiunto, mi pare che negli ultimi anni. Sì, proprio, anche se poi tutto sommato io stavo seguendo in questi giorni, apro una piccolissima, brevissima parentesi, e sentivo che c'è un trattato di Istanbul, cioè firmato 10 anni fa, in cui in questi casi qui la denuncia parte per i paesi che hanno aderito, però la denuncia in caso di violenza sulle donne parte d'ufficio, non serve la denuncia. Purtroppo l'Italia non ha aderito a questo trattato. Non solo, ma se tu pensi che le statistiche, l'ho letto credo ieri o l'altro ieri, dicono che il 65% delle donne non denunciano, questo è un dato, cioè pensate che qualche anno fa la Polizia di Stato ha varato il protocollo EVA. Il protocollo EVA è un protocollo straordinario, perché il più delle volte quando una volante riceve una segnalazione di lite in famiglia, perché si comincia sempre da lì, e arriva sul posto e chiaramente ascolta la donna, ascolta l'uomo, i testimoni eccetera eccetera, e però non conosce la storia precedente, il pregresso. Quindi il Ministero dell'Interno ha voluto che le questure varassero questo protocollo EVA, che consente di formare una banca dati, un archivio, per cui ogni intervento del genere viene catalogato, in maniera che quando la volante viene mandata sul posto per quella tipologia di intervento, immediatamente gli agenti sanno con chi hanno a che fare, sanno già quante segnalazioni, perché poi queste segnalazioni si ripetono, sono cicliche, per cui non è che si chiama una volta sola, ci sono state segnalazioni di 6-7 volte di interventi sempre sulla stessa famiglia, e in passato risultava difficile ricollegare. Con questo protocollo EVA invece si è arrivati ad avere una banca dati, cioè avere un archivio al quale naturalmente anche lo stesso magistrato che poi prende il caso, io ho una guerra contro il suo microfono, può attingere, nel senso che quando si tratta di prendere un provvedimento il magistrato sa benissimo già di che cosa si parla. Quindi credo che questa sia stata una delle pietre miliari della lotta contro la violenza, che sono spesso quelle che proteggono all'inizio, perlomeno, come dire, mariti, amici eccetera, violenti, dovrebbero capire una cosa fondamentale che non dico io ma dicono tutti: bisogna fermarsi al primo schiaffo, certo, perché quello è un segnale che si ripeterà magari dopo un mese, cioè il primo schiaffo rompe, secondo me, un equilibrio.
perché certo, ci si può, si litiga, ci si insulta, si tirano pure, ma lo schiaffo è... Però molte volte Paolo, qui vabbè, apriremo una parentesi, abbiamo poco tempo, d'altronde non possiamo dilungarci, la colpa è molto delle mamme. Voi direte come? Sì, ma io ho capito, perché sono già le mamme che devono dire ai figli: fermati se dice no. Perché se una donna dice no, Senti, tu ti devi fermare. Io devo dire una cosa. Quindi le madri hanno il dovere di educare i loro figli, ecco, che se una donna dice di no, se una donna dice non puoi, se una donna dice me ne vado, le madri hanno un ruolo, certo, però un ruolo io aggiungo, fondamentale. Aggiungo un'altra cosa che non mi creerà, fra virgolette, popolarità, può sembrare inopportuna, ma io la penso e la dico. Tanto per fare un esempio, insomma, si parla continuamente fino all'esasperazione, eccetera, del caso del figlio di Grillo. Trasmissioni, ci stanno, ogni volta c'è un filmato nuovo, eccetera, eccetera. Allora io non entro assolutamente, non mi permetterei, nel fatto giudiziario, violenza, non violenza. Ti dico solo una cosa però. Se una cosa del genere capitava a mio figlio, non l'avrei difeso. Anche se, come dire, la violenza non ci fosse stata, certo, e fosse stato consenziente, perché mi basta, certo, il contorno. Sì, diciamo che la difesa di Grillo, capito, è stata un po' sopra le righe, insomma. Quando ho, no? A voglia, certo. Quando qualche tempo fa facemmo un servizio con i ragazzi della Stradale, per Stradale intendiamo Verona Roma 21, e a un certo punto alle 4 del mattino, ricordo l'obelisco sulla Marconi, sulla Colombo. La polizia stradale ferma un ragazzo su una Smart. Questo ragazzo scende dalla macchina, che faceva, avrà avuto 20 anni, faceva così, proprio dondolava. I ragazzi della stradale gli hanno fatto l'etilometro, ti dico, coma etilico quasi, e hanno chiamato i genitori, perché altrimenti la macchina doveva essere sequestrata, certo, e questo andava a casa a piedi, quindi per gentilezza, per riguardo, certo, hanno chiamato i genitori. Dopo una mezz'ora sono arrivati i genitori e sapete quali sono state le prime parole del, sì, padre? Mandate a fermare i rumeni. Cioè, ma cioè, ero sicuro prima, cioè, che lo dicevi. Dire, allora, davanti a cose di questo genere, tu ti arrendi, perché a un padre che dice una cosa del genere, non sapendo che il figlio aveva quasi 2,5 di tasso alcolemico. Questo ragazzo proprio è sceso dalla macchina, barcollava, e i poliziotti della stradale, che non sono teneri, io ho avuto delle discussioni con quelli della stradale, perché così scherzando ci chiamavamo colleghi, e una volta uno mi disse: collega a chi? Come collega a chi? No, perché noi abbiamo gli stivali, cioè loro ci hanno, per carità, cose che si scherza fra di noi. Però loro non sono teneri e fanno bene. E loro mi ripetono spesso: mai dare le spalle al traffico. Mai. Quando tu fai un controllo, mai dare le spalle al traffico, perché può capitare che un automobilista distratto ti investe. E i ragazzi della stradale che sono morti ce ne sono stati a centinaia. E poi ripetono sempre una frase che io voglio trasmettere anche a voi, amici in studio e amici da casa: è meglio perdere un secondo nella vita che la vita in un secondo. Perché queste sono le cose, perché l'auto è un'arma micidiale. Io mi sono sempre chiesto perché non mettono i limitatori di velocità. Io che spesso per andare e tornare faccio la cassia bis, quella vegetariana. Ragazzi, io assisto a delle cose incredibili, macchine, è vero, io vado piano perché sai, facendo il lavoro di correre con le volanti non è che me vate fa, quindi mi sento la radio, eccetera, mi sento NSL Radio 90
2.0, eccetera, eccetera. Vedo delle cose, delle macchine che vanno a 140, 150, 160. Allora mi sono chiesto, per azzerare gli incidenti, ma perché non mettono un limitatore a 90? Io sulla mia macchina ho messo la funzione che appena supero 90 km orari scatta il cicalino. Mi dice che sto superando il limite consentito. Perché non venite a dirmi che non è vero, ma è la velocità la causa primaria degli incidenti stradali. Certo. No, ma è la velocità. È sicuramente così, certamente, Giulio. Perché tu quando lanci una macchina a 150 km orari, velocità, non sai quando te si ferma. Alcol e stanchezza. Alcol e stanchezza. Quando abbiamo fatto Doppia Vela 21, che andavamo in onda la notte in diretta, che c'era anche il figlio là di Paolo, no? Andrea, quante volte, spessissimo, non succedeva che la gran parte delle persone che venivano fermate di notte, giovani, e quando poi andavano a fare, cioè, l'esame con l'edilometro, stavano tutti fuori sballati, comunque, tutti quanti, vogliamo, perché i giovani purtroppo bevono tanto. Per concludere come chiosa alla cosa che era. Io volevo fare un'altra chiosa. Allora falla tu. No, quanto abbiamo regia? Mi dicono? 5 minuti massimo. Vabbè, vai con la tua. Meno. La mia è la seguente. Vai con la tua, poi quella di Becker e poi a la mia. A conclusione di questi discorsi, chi ci ascolta dovrebbe sapere che comunque i genitori devono fare i genitori. Non è facile. No, beh, è uno dei lavori più difficili. Lo so. Ma questo significa... È più difficile fare il genitore di un poliziotto. Lo so, però fare i genitori significa anche saper dire dei no, mettere dei limiti. Paletti. Paolo, finito. Quanto ti è rimasto? Che c'ho? Non c'ho le calze. Tanto non si vede, sta qua. Odio le calze, non mi piace. Dai. Vai, tu con sto tempo piove, fa freddo. Sì, sto stupendamente. Vai in giro senza calzini. Quanto ti è rimasto dell'ispettore anticrimine? Quanto ti è servito per il proseguo della tua carriera? Moltissimo, perché è stata probabilmente, e noi adesso ne parliamo perché è inerente alla trasmissione, ma insomma io ho fatto anche tante e tante altre cose, ma quella sicuramente è stata la cosa più impegnativa da un punto. C'avevi grossi nomi. No, ma poi voglio dire, un film che è stato girato quasi tutto in esterni, con gli stuntman, con gli incidenti in macchina, gli inseguimenti. Come ti trovavi a rapportarti con questi grossi nomi? Benissimo. Com'era il loro rapporto nei tuoi confronti? Senti, ti dico solo questo. Sì, ma ci sta un quarto d'ora, no, perché ci abbiamo 3 minuti. Irene Papas, di cui basta guardare ovunque la carriera, che ha lavorato con i registi più importanti che esistano al mondo, quando l'ho conosciuta, abbiamo cominciato il primo giorno, io gli dissi, dico, ma parliamo un momento della scena, eccetera, eccetera, dico, sai, io sono un po' emozionato, eccetera, e lei mi ha risposto, tu fai il regista, io faccio l'attrice. Tu mi dici quello che devi fare e io lo faccio, punto. Credi? I professionisti sono così, lo so. Dice che hai imparato, ecco. Cosa ti è rimasto invece, Marco Biccheri? Giulio, però prima fammi dire che bisognerà trovare un giaciglio stanotte per il nostro Paolo, perché la moglie non so se lo farà rientrare a casa dopo tutte queste lodi su René Papas. Penso che ci avrà una serata un po' difficile. Quando io ci ho fatto questa cosa, credo che lei avesse già quasi 60 anni. No, ma sto scherzando. Era ancora da svenire, ragazzi, una sensualità. Era una donna di un fascino particolare. Ma proprio è l'emanazione magnetica, non è un fatto estetico, l'emanazione magnetica. Paolo, una volta Albertazzi mi disse, non tutti possono fare gli attori. Certo. Attore se nasce, non ci si diventa. Allora, rapidissimamente, visto siamo in chiave Polfere, vorrei dire, tu prima parlavi del protocollo EVA, dico che anche adesso alla Polfere si sono molto modernizzati, perché mentre fino a qualche anno fa ogni persona che veniva fermata dovevano mettersi in contatto con la sala operativa, dare i nominativi e poi aspettare il responso, adesso hanno anche loro un aggeggio che è come un telefonino, in cui inneggiando il nome, il cognome, il codice fiscale, veramente è una banca dati, Giulio, completissima. Portatile. Addirittura
c'è scritto anche quante multe ti hanno fatto, quindi grazie. Danno modo ai poliziotti di poter fare il loro lavoro in modo più rapido. Grazie a ambedue di essere stati qui ospiti a NSL. Grazie a voi. A doppio dell'avventura, vi ricordo tutti. La prossima settimana vengono i ragazzi della Volante dell'Acqua, poi verranno i cinofili, poi gli artificieri. E poi sarà Natale, poi sarà Capodanno. Intanto abbiamo ricevuto la comunicazione poco fa che la questura di Rieti ha autorizzato il maresciallo Luigi Masci ad essere ospite della nostra trasmissione Tupia Vela 21. Adesso lui è in forza alla questura di Rieti, prima era alle Volanti di Roma, per raccontare come è stato promosso al grado superiore. Quindi grazie al questore di Rieti, alla questora, credo è una donna, una signora che salutiamo, e quindi grazie alla questura di Rieti. E quindi poi a partire dal prossimo 2022 avremo anche Luigi Masci nei nostri studi in uniforme. Allora io vi saluto, grazie alla regia. Allora andiamo per ordine. Luca Celia alla regia video, Leonardo Sinibaldi alla regia audio, Martina Gatto in redazione, Erika Menghi in produzione. Vi ricordo replica domenica alle ore 14, poi lunedì alle 23:30 alla diretta sempre alle 21:30. Un ricordo, parlavi di queste persone che vivono alla stazione Termini. Io quando facevo il poliziotto al Forte Prelestino, al parco, andavo sempre a trovare un senza tetto. Era un uomo di una cinquantina d'anni che lo faceva, aveva scelto questa vita. A un certo punto lui aveva lasciato la famiglia, aveva lasciato gli affetti e si era completamente isolato. Lui era un astronomo. Tant'è vero che nelle notti d'inverno stellate lui ci faceva vedere il grande carro, il piccolo carro, Venere, Marte un po' più rossiccio. Noi stavamo lì col naso in su a seguire e a sentire tutto quello che ci diceva questa persona. Poi ogni tanto noi la notte gli portavamo quelle bottigliette di stock, quelle piccole, per dargli un po' di conforto. Poi una notte arrivamo verso mezzanotte e mezza e a un certo punto vidi che c'era l'ambulanza. Io quando vedo l'ambulanza penso sempre a qualcosa di brutto. Ci avvicinammo e lui era morto. E io rimasi sconvolto da questa cosa, perché era diventato una persona di famiglia. E noi quando potevamo passavamo quei 10 minuti con lui e in quei dieci minuti ci si arricchiva. Tant'è che poi quando arrivò la mortuaria io non volevo guardarlo, non volevo vederlo, però poi venne costretto e mi sembrò strano, perché mi sembrò che avesse una stella in mano. Buonanotte. Zona di competenza del commissariato Aurelio. Siamo sotto Tiro 21. C'è la pistola in mano. Aurelio. Siamo sotto Tiro 21. Siamo sotto Tiro. Allora, tutti, rapina consumata via Venezia. Rapina consumata con coltello.